là là thêm một lần. Thank you.
Allora, un 37-28, però un Gaeta che comunque nel primo tempo è stato vicino a voi. Sì, sì, non solo nel primo tempo, anche nella ripresa. Sapevamo di giocare contro una squadra forte, organizzata, che ha vinto qualche partita, quelle che ha perso le ha perse di poco, comunque alla fine. Siamo contenti di come è finita, ci dispiace un po' per l'infortunio di Pasquale Maione, speriamo che non sia niente di grave, ecco. Avete già valutato il tipo di infortunio che aveva ricevuto? Ma credo sia ancora presto, però speriamo che non sia niente, lui per noi è fondamentale, è il nostro punto fermo, ecco, quindi speriamo non sia niente e vedremo in settimana. Comunque, nonostante l'uscita di Maione, siete riusciti a mantenere il pallino del gioco, diciamo la sua uscita non vi ha destabilizzato più di tanto? Sì, forse un po' nei primi minuti abbiamo preso un piccolo parziale, poi dopo comunque questa è una squadra molto rodata dove tutti i ragazzi sanno veramente quello che devono fare e lottano per uno per l'altro. Quindi sì, ne abbiamo diciamo avuto uno shock iniziale, poi dopo ci siamo un po' aggiustati, ecco, non è facile. Francesco Ancona, allora, una partita tirata nel primo tempo, nel secondo tempo poi avete comunque allungato il passo e chiuso con i tre punti. No, sono molto, molto soddisfatto di questa partita, perché non era assolutamente una partita facile come magari poteva sembrare sulla carta, ma solo per la differenza di punti in classifica. E sapevamo anche che comunque oggi iniziava a giocare con il Gaeta, questo nuovo giocatore, quindi sicuramente il morale era molto alto, e dopo la vittoria contro il Siracusa e la bella prestazione contro il Fondi, seppur usciti con una sconfitta di una sola rete, avrebbero voluto dimostrare tutto il valore, soprattutto tra le mura amiche. E sono contento perché purtroppo siamo arrivati qui senza il nostro straniero Leale, che comunque aveva ancora problemi con un infortunio, ma poi appena iniziata la partita, dopo qualche minuto si è infortunato Maione, speriamo che non sia niente di grave, ma la squadra comunque ha reagito alla grande. Come avete potuto vedere, la squadra è zeppa di giovani. Oggi era in campo praticamente il 90% della squadra di ragazzi sotto i 18 anni, hanno dimostrato di poter giocare, e questa è la cosa più importante, più che la vittoria. Davide Ciccolella, allora, il Fasano comunque è una corazzata, ma il Gaeta ha ben figurato. Almeno nel primo tempo siete rimasti in scia, nel secondo tempo forse qualche passaggio a vuoto. Sì, nel primo tempo siamo riusciti a contenere
il Fasano, che come hai tu ben detto è una corazzata che punta in alto, punta allo scudetto, come abbiamo già ben visto lo scorso anno, scudetto e Coppa Italia. E inizialmente siamo riusciti a contenerli, poi nel secondo tempo è calata un po' l'attenzione, poi loro ci hanno messo un po' di esperienza e alla fine il risultato ha parlato. Un risultato comunque che possiamo dire, per quello che abbiamo visto in campo, forse tutta questa differenza non si è notata in maniera particolare. No, assolutamente, soprattutto come ben detto nei minuti iniziali abbiamo saputo reggere, poi però ecco, ci è mancato quel pizzico di intelligenza in più, per esperienza in più, per mantenere ancora il risultato e non buttare una partita così, perché mi sembra di 10, non era comunque il risultato veritiero. Un passivo di 8, ma probabilmente siete stati un po' più, diciamo, meno grintosi forse rispetto alla partita con una Siracusa. Anche questo è un fattore che ha determinato la sconfitta. Abbiamo avuto meno grinta, soprattutto meno, non lo so, voglia di giocare, come ben detto. Eravamo un po' distratti, ecco. In difesa non abbiamo fatto la solita difesa, solo per alcuni minuti, come quando abbiamo difeso come col Siracusa, col Fondi, ecco, stavamo lì lì. Poi ci siamo distratti e siamo andati sotto di molto, di 8 gol. Adesso testa al prossimo impegno e speriamo di vedere un altro Gaeta. Noi ce la metteremo tutta, speriamo bene, vedremo cosa accadrà. Emanuele Cenzo, allora, ancora qualche grande parata, però purtroppo questo Fasano è veramente molto forte. Sì, è vero, è mancata la partita, loro hanno fatto molti cambi, abbiamo cercato di dare il massimo, ma purtroppo il punteggio parla chiaro, risultato a favore loro. Abbiamo messo in campo tutte le nostre armi, non avevamo né altre da aggiungere. L'ingresso di Amato e di Fabrizio Bruno, come li hai visti inseriti in squadra? Amato era la prima partita che giocava. Sì, un ottimo approccio, devo essere sincero, ma anche negli allenamenti me ne ero accorto. Sono validi giocatori che possono mettersi in mostra e dare il massimo. Insomma, questo Gaeta comincia a prendere forma e avere anche qualche soluzione di più rispetto all'anno scorso, dove c'era il solo Filicci che tirava. Di certo sì, più alternative sono state messe in campo e si vedranno anche dalle prossime partite. Avremo modo di ruotare più giocatori possibile. Abbiamo visto anche Pierluca in gran spolvero sull'ala, insomma si comincia a vedere questo Gaeta. Sì, infatti, durante gli allenamenti ci sfidiamo continuamente. Oggi, devo essere sincero, ha fatto un'ottima partita, ne ha messi uno dopo l'altro. E allora facciamo un in bocca al lupo, come abbiamo fatto alla squadra del Fasano, anche a questo Gaeta, vogliamo vederlo finalmente nelle posizioni di classifica che merita. Lo spero.